Nome di battaglia Amelia. Dal 6 ottobre 1944 entra a far parte della giunta di governo come secondo rappresentante del Partito Comunista. La cosa che allora, ma ancora oggi, mi lascia stupita fu la semplicità con cui avvenne un fatto unico e straordinario nella storia del nostro paese. Perché per la prima volta una donna entrava a far parte di una giunta provvisoria di governo, quando le donne ancora non avevano il diritto di voto e in nessuna altra provincia popolare, democratica, partigiana, una donna è stata immessa nel governo. Io ebbi l'esercizio dell'assistenza, non posso dire di Castero, e il compito del collegamento con le organizzazioni di massa, che mi è stato prezioso perché io dovevo parlare con le camere del lavoro, con i sindaci, con le organizzazioni femminili e giovanili, e in quel momento la popolazione aveva tanto bisogno di contatti con il governo. Per cui mi è stato prezioso l'avere quel compito specifico, cioè le mutue, le cooperative, i sindaci, le camere del lavoro, e i partigiani e le organizzazioni femminili e giovanili che venivano sorgendo in quei giorni. La popolazione in generale, ancora adesso quando vado, i vecchi ossolani mi sono affezionati proprio per il lavoro che abbiamo fatto insieme, perché mi hanno molto molto aiutato, soprattutto nei momenti difficili della vita nostra. Di fame ce n'era enormemente, tanta, perché erano chiuse le frontiere italiane giù dove la Repubblica incominciava. La Svizzera ci ha dato molti medicinali, materiale per anche alimentazione per i bambini, e mandava dentro anche qualche cosa da mangiare, però eravamo 65.000 persone ridotti alla fame, anche perché i sussidi per i familiari di quanti erano in guerra e come per gli sfollati non venivano più dalla provincia, e noi eravamo quindi ridotti a dover fare molto da soli. E così per i problemi dell'alimentazione è stato eccezionale che un appello che è stato fatto dall'alimentazione e dell'assistenza, perché le famiglie che avevano dell'eccedenza di viveri li portassero ai depositi che noi avevamo indicati, questa gente ce li ha portati.